Buonasera, maestro. Sì, ho appena terminato di visionare il filmato dell'orchestra. Non male, direi. La musica è accattivante e suonata con una certa qualperizia. Tuttavia ho alcune piccole riserve da esporle. L'insieme risulta fiacco, senza grinta, senza personalità. Abbiamo bisogno di rendere tutto più accattivante, più intrigante, capisce? Dobbiamo evitare che il pubblico si assopisca. Ci vuole qualcosa di più frizzante. Va bene, maestro, va bene. Se lei è d'accordo, io posso vedere se mi viene qualche idea, qualche soluzione. Certo non le prometto niente, ma farò il possibile, insomma, per risolvere questo problema. Per intanto si abbia i miei ossequi. Buonasera, maestro. Ci vuole un'idea, un lampo. Un'idea, ci sono! Eureka! Ho trovato! Ho visto la luce! Ho visto la luce! Devo ricordarmi di far spolverare i lampadari. Signore e signori, buonasera. State per assistere a uno spettacolo destinato all'immortalità, così come le musiche che verranno eseguite e interpretate da disegni animati. Ma guarda da là, Farfu! Oh, signore e signori, buonasera. State per assistere a uno spettacolo destinato all'immortalità, così come le musiche che verranno eseguite ed interpretate da disegni animati. Illustrare la musica e dare corpo al colore e alle note è un'aspirazione che ogni disegnatore cova nel fondo della propria anima. Con questo spettacolo siamo riusciti finalmente a realizzare questa unione. Disegni animati e musica, una simbiosi destinata a rimanere nella storia. Uno spettacolo nuovo, originale, che ha stupito per primi noi che modestamente lo abbiamo ideato. Un film dove potrete vedere la musica e ascoltare i disegni. In poche parole, un film pieno di fantasia. Buona visione a tutti. Thank you.
Anselmo! Sempre a disturbarmi mentre lavoro. Presto! Abbiamo un impellente bisogno di trovare un disegnatore, un artista, che possa interpretare col suo estro creativo la musica che verrà eseguita. Se non erro, avevamo messo da parte, proprio per queste occasioni, uno strano individuo, un artista strampalato tuttofare, in realtà un mezzo morto di fame. Ma potrebbe essere proprio lui, il nostro asso nella manica. Sempre che ti ricordi dove l'hai sistemato. Sono una persona ordinata io. Certo che so dove l'ho ordinato quel Ramadan. Ubuia Faus, ma chi sia tu tanto cani? L'avevo detto a buttare un po' di naftalina in questa. Coraggio, date tanti che io da lavorare, eh?